Buongiorno ragazzi, un benvenuto a tutti, benvenuti in questo ambiente, qui siamo all'Automotorotoro di Torino, l'edizione del 2017, io mi chiamo Franco e sono uno dei referenti del club del Coupé Fiat, la sezione Piemonte. Il nostro club è a livello nazionale, tutto nacque nel 95, quando un nostro diciamo, insegnante è andato in pensione, ha pensato di fondare il club perché è stato uno dei primi ad aver acquistato la Fiat Coupé nella provincia di Ascoli Piceno. La Fiat Coupé, questo modello che è stato un, diciamo, un modello di distacco dalla vecchia generazione dei coupé dagli anni 60-70, con un ritorno negli anni, fino agli inizi degli anni 90. Infatti le prime versioni del Fiat Coupé nacque nel 93 ed è stato commercializzato nel febbraio del 1994. Versione di punta allora era la 16 valvole turbo, con il vecchio motore della Lancia Delta Integrale, perciò era un 2016 valvole con 190 cavalli. Nelle versioni sia Comfort che Plus. La Plus naturalmente era quella dotata di accessori più significativi, tipo il climatizzatore, l'interno in pelle, il cerchio in lega e così via. Nacquero poi, dopo un paio d'anni, la versione diciamo d'attacco, la versione d'attacco per i giovani, che era il Fiat Coupé 1008, che utilizzava il motore della Fiat Barchetta. È un onesto motore da 130 cavalli, bassi consumi, delle buone prestazioni, diciamo a livello turistico. Fino a poi, col trascorrere degli anni, ci furono altre versioni, la seconda serie che era arrivò in motore 5 cilindri, che derivato dal vecchio motore della Lancia K, il 2000 5 cilindri aspirato e il 2000 5 cilindri versione turbo. 5 cilindri vuol dire sempre 2000 di cilindrata, 220 cavalli, con una velocità di punta di 250 km/h, che se non sbaglio è ancora il modello di maggiore velocità della gamma Fiat. Qui possiamo avere, oggi vedete, tre versioni di top di gamma, una delle ultime, sempre la Fiat Coupé 2020 valvole turbo, la produzione è stata diciamo dal 94 fino al 2000, con circa 72.000 esemplari prodotti, un bel esemplare di colore rosso corsa, sempre modelli curati e tenuti come dei gioielli dai nostri proprietari. A fianco abbiamo pensato di presentare la Limited Edition, versione speciale nata nel 98 in circa 1500 esemplari per il mercato italiano. Sono tutte versioni numerate con una targhetta che li distingue dal resto della gamma. Ed infine abbiamo la 20 valvole turbo, sempre della terza serie, in colore particolare, un bianco perlato iridescente. Ce ne sono veramente poche di queste versioni qua. Sono molto ricercate e sono sicuro che chi ce l'ha la tiene forse, diciamo, meglio della propria signora, della propria moglie, scherzando, via. Ecco, qui possiamo vedere l'interno del vano motore di questa Fiat Coupé 20 valvole Turbo Plus. Turbo Plus perché? Perché rispetto alla versione diciamo normale aveva delle caratteristiche significative, tipo il coperchio delle punterie verniciato di rosso. 20 valvole vuol dire che sono 5 cilindri con 4 valvole per ogni cilindro. Abbiamo anche la barra duomi di collegamento tra i due duomi delle sospensioni. Altre caratteristiche tipo gli interni, anche che sono particolarmente con i sedili Recaro. Come vi ricordavo, è rimasta ancora tuttora il modello con la velocità di punta di casa Fiat, perché sulla prova in pista effettuata dalla conosciuta rivista 4 ruote ha raggiunto la velocità di 252 km/h. Abbiamo pensato di portare questa top di gamma anche per, come modello più rappresentativo del modello appunto della casa Fiat. Ci sono altre versioni meno forse prestazionali ma non meno importanti, la Tripla 1008 che ha appunto 130 cavalli, una vettura prettamente turistica, molto comoda, meno rigida anche come assetto, e poi abbiamo la 5 cilindri, quella aspirata, non sovralimentata,
una buona dose di grinta e anche quello, diciamo, forse meno assetata rispetto a questa qui. Cosa posso dirvi ancora? Se guardiamo anche la rappresentazione esterna del veicolo, abbiamo i cerchi in lega con le razze sdoppiate, l'impianto frenante della Brembo maggiorato e, diciamo, più performante, con una buona frenata, le bandelle aerodinamiche sottoporta caratteristiche. Possiamo anche notare la struttura interna, vedete dei meravigliosi sedili della Recaro, molto avvolgenti e contenenti anche in fase di nelle curve. La caratteristica fascia centrale in tinta della carrozzeria. E vi devo dire una cosa molto importante: questa vettura è stata disegnata dal centro stile Fiat grazie alla sapiente matita di Chris Bangle, che all'epoca lavorava appunto al centro stile Fiat, poi dopo è passato in altre case molto conosciute tipo BMW. Grazie a lui questa linea così innovativa e insolita rispetto agli altri veicoli di produzione di gamma. Abbiamo avuto il piacere di conoscerlo e ha presenziato in uno dei nostri tanti raduni, tipo quello di Torino del 2014, in cui abbiamo avuto il piacere di ospitare 123 Fiat Coupé in 4 giorni provenienti da tutta Europa. È stato il raduno dei ventennali, forse quello più rappresentativo e più appagante per tutti i soci e protagonisti. L'interno è stato disegnato però dal centro stile Pininfarina, ecco perché sulla fiancata appare il logo Pininfarina in segno di riconoscimento e di identificazione, di identità della vettura. Noi vogliamo anche fare un ringraziamento, mi collego anche, fare un ringraziamento perché noi siamo anche qua in veste di espositori ad Automoto Retro 2017 al nostro principale sponsor, che è la birra Menabrea, una birra di alta qualità conosciuta penso da tutti. Una cosa ci tengo a dirvi, ragazzi, perché bere una birra è un piacere, è vero, ma è anche vero che guidare la macchina è un piacere, ma le due cose non vanno insieme, non si possono associare. Bevete la birra in piacevole compagnia, amicizia, in quantità moderate, ma sappiate che se dovete guidare una macchina di questo calibro non dovete esagerare, nel senso di non è il momento di bere se devo guidare una macchina così importante e delle prestazioni elevate. È una campagna che ci tengo a dirvelo, ragionate, siate responsabili di voi stessi, non bevete quando vi mettete alla guida di un'autovettura, specialmente se è di queste prestazioni così particolari. Un buon divertimento a tutti e ciao da Franco.